Benvenuti a bordo, viaggiatori! Sono Grizzly, e in questa puntata un po' particolare di Diario di Viaggio on the road intraprenderemo un viaggio on the road, appunto, tra Siracusa e Catania. Ora, ovviamente, tra Siracusa e Catania c'è l'autostrada, questo viaggio dura una mezz'ora scarsa, ma noi non faremo il viaggio sull'autostrada, sarebbe molto semplice. Noi faremo il viaggio sulla vecchia statale che portava da Siracusa a Catania, che abbiamo percorso noi siracusani tantissime volte, perché l'autostrada c'è da meno di una decina d'anni. Ha migliorato moltissimo le cose l'autostrada, perché prima c'era una strada che bisognava attraversare i paesini, bisognava attraversare località di mare, bisognava attraversare la zona industriale, una strada molto complicata. E oggi, a distanza di 10 anni dall'apertura dell'autostrada, ho deciso di fare questa lunga passeggiata per riscoprire un po' i posti che in qualche modo hanno segnato la mia infanzia, hanno segnato le prime volte in cui andavo a Catania, perché andavo all'aeroporto a prendere qualcuno, a accompagnare qualcuno, perché ero in partenza, o perché andavamo a Messina, andavamo a Villa San Giovanni, prendevamo questa strada che ci doveva portare così lontani, perché era veramente un tour de force fare Siracusa-Catania. Ci voleva un'ora e più di strada, se c'era maltempo, se c'erano lavori, se c'era un incidente, diventavano facilmente 2 ore. Nell'ultimo periodo, con l'apertura di una particolare rotonda, c'erano intoppi che duravano molto di più. Per il momento cominciamo! Benvenuti su Diario di Viaggio on the road, operazione Nostalgia! Mi sto limitando a fare la statale classica che porta da Siracusa a Priolo, passando attraverso la zona industriale. Infatti, in questo momento sto passando dal bordo di Priolo Gargallo, il primo paese che c'è subito dopo Siracusa in direzione nord. Siamo in mezzo alla zona industriale, da questo lato c'è un cancello d'ingresso, da questo lato c'è un parcheggio dipendenti e un altro cancello d'ingresso. Siamo proprio in mezzo alla raffineria, questa strada passa qui in mezzo. Da questo punto sto continuando lungo la vecchia strada che mi porterà ad Augusta. In realtà la diramazione di Augusta, proprio ad Augusta non ci passiamo perché è molto laterale, mentre noi continueremo verso Brucoli e poi verso Catania, nella direzione di Catania. Ma prima della direzione di Brucoli incontreremo lungo questa strada la diramazione di Megara Iblea. Siamo alla stazione di Megara Giannalena. Questa stazione serviva soprattutto dei pendolari che venivano qui nella zona industriale. Adesso, come vedete, è completamente chiuso, è pressoché all'abbandono. Come potete vedere, la stazione fondamentalmente è all'abbandono, però la tratta è attualmente in funzione. Questo è il binario funzionante, da qui continuano a passare i treni che vanno da Siracusa a Catania e viceversa. Quando ero piccolo, questa parte di strada era franata ed era stata ristretta. Dopo 25 anni, forse 30 anni, è ancora così. A questo punto la strada da seguire diventa un tantinello più difficile, perché in parte bisogna andare a fare la vecchia strada, in parte bisogna fare delle laterali, perché parte delle vecchie strade sono state chiuse. Ora, al momento dovrei essere sulla sotto Augusta Catania, che è una strada laterale, perché l'altra strada materialmente è chiusa perché è interrotta dall'autostrada. Sono al motel Megara, volevo fermarmi al bar, ma il bar è chiuso, mentre l'albergo è aperto 24 ore su 24, c'è il numero di telefono. C'è da dire che in molte tratte, come in questo caso, fondamentalmente la vecchia strada e l'autostrada corrono parallele, perché in fondo la strada per Catania quella è e non si può fare altrimenti, però in alcune tratte poi c'è una leggera separazione. Il fatto di percorrere questa strada mi sta riportando alla mente un sacco di ricordi e mi sta facendo scoprire un sacco di cose nuove, perché appunto non faccio questa strada da quando è stata aperta l'autostrada, quindi sono cambiate tantissimo le cose.
A questo punto mi sto avvicinando ad Agnone Bagni. Agnone è una località di mare, è una località abbastanza rinomata, ci sono delle villette, c'è una spiaggia molto bella. Era molto famoso il punto di Agnone Bagni per fermarsi quando si faceva la strada tra Siracusa e Catania, perché ci sono un paio di distributori di benzina, tra cui un distributore di benzina proprio qui ad Agnone, che era molto grande, c'era il bar, c'era tutta la struttura. Adesso lo sto vedendo, non so se è aperto, se è chiuso, come è combinato. Vedo delle macchine, quindi è aperto. Visto che è aperto, allora dovrei potermici fermare. Un altro punto che faceva parte del percorso tra Siracusa e Catania era questo, il cosiddetto Castello di Agnone. Questa costruzione, che si suppone abusiva, anche se è qui in questo stato da diversi anni, non si conosce molto bene la storia di questa costruzione, voci di corridoio dicono ogni cosa. La voce più insistente, quella diffusa da più tempo, dice che questa proprietà sia di Pippo Baudo. Simbolo del motel Torero, un'altra pausa molto tipica di questa strada. Quando si andava a Catania o quando si tornava da Catania, questo motel aveva anche il ristorante, aveva uno spazio, ma la cosa che ci si ricordava tutti quanti è il Toro. Qui al Torero una volta mi sono fermato tipo alle 10 di sera, ero stanchissimo, avevo una fame incredibile, stavo tornando da Villa San Giovanni, eravamo in estate, mi fermo, entro, non appena supero gli scalini dell'ingresso, dietro di me c'è la spiaggia, a parte una salva di fuochi d'artificio, tutti quanti mi guardano, io riguardo loro, che è successo, che ho fatto? E uno mi fa, ma sono fuochi d'artificio? Beh, penso di sì. E improvvisamente sono usciti tutti quanti dal locale, e io, sì vabbè, ma io volevo un panino però... Continuiamo il viaggio. Ci avviciniamo al punto che fu croce e delizia della strada tra Siracusa e Catania, il famigerato Ponte Primo Sole. La rotonda, che aveva fatto un mare di danni, c'è ancora, infatti la vecchia strada segue di là. Tanto finalmente bello largo, è stato ricostruito molto bene, c'era questo ponticello stretto e si passava, c'era un semaforo invece di quella rotonda, perché c'era il senso unico alternato, invece finalmente un ponte bello ampio. Questo è il fiume Simeto. Qui si prendeva la tangenziale che ci portava appunto all'aeroporto velocemente, e la continuazione dell'autostrada adesso. Altrimenti da qua si poteva arrivare alla playa di Catania, oppure facendo la strada parallela, che è quella che sto per fare io, si passava proprio dietro la pista dell'aeroporto di Fontanarossa. Ovviamente sto camminando lungo una strada particolarmente periferica. Siamo a luglio, in questo momento che sto girando il video, ci sono molte zone di erba secca e ovviamente ci sono molte zone che sono state bruciate. Questo è molto triste, fa parte dell'idea degli incendi estivi che ci sono qui in Sicilia, che spesso dietro c'è la mano dell'uomo che vuole pulire in qualche modo il terreno, lasciando fuoco incontrollato che può arrivare a fare anche molti danni. Siamo all'ultimo bivio. Alla mia destra, alla vostra sinistra, c'è la strada che porta ai lidi Playa di Catania. La eviterò perché sto girando in una domenica di luglio, quindi ci sarà moltissima confusione, non so se parte della playa è anche isola pedonale. Da questa parte, alla mia sinistra, alla vostra destra, si può andare nella zona industriale, mentre andando avanti, che è la strada che sto facendo io, si finisce a Catania, si passa praticamente dietro la pista dell'aeroporto, accanto alla playa, si intravede la playa, e poi si finisce vicino a Fontanarossa, vicino alla zona dell'aeroporto, vicino alla zona del porto. Da lì il nostro viaggio finirà.
destra, alla vostra sinistra, a meno di 100 metri, c'è il mare, c'è la Playa di Catania, si intravedono le macchine e c'è una fila pazzesca. Questa, alla mia sinistra, alla vostra destra, invece, è la pista dell'aeroporto di Catania Fontanarossa. Questo è il fondopista. Ci sono le antenne, tutte le situazioni. Il nostro viaggio si conclude qui. Sono a Catania, sono nel parco di un centro commerciale, un altro posto dove non ero mai entrato, avevo sempre visto in fondo al parcheggio questo parco, quest'area verde aperta al pubblico. Oggi ci sono entrato per la prima volta, è una struttura enorme, ovviamente è molto vicina alla strada, molto vicina alle case, quindi c'è il rumore del traffico, c'è il rumore dell'aeroporto che è qui dietro, però è un parco veramente molto bello, è pieno di pini marini, di palme, di canne, ci sono molte zone d'ombra, ci sono moltissimi uccelli, moltissimi animali, passano delle lucertole, dei topolini in giro, è veramente molto molto bello. E concludo questo viaggio con una considerazione. Rifacendo questa strada, rifacendo la vecchia strada di Catania, ma rifacendola più con l'intenzione di fare una passeggiata che con la fretta di arrivare velocemente in aeroporto, ho potuto riassaporarla in maniera completamente diversa dal solito. Le autostrade ci permettono di raggiungere molto più velocemente le nostre destinazioni, ma la vera domanda è, al di là della necessità di giungere velocemente a una destinazione, è possibile anche assaporare il viaggio? Questa è la domanda che io vi lascio. Io sono riuscito ad assaporare con piacere questo viaggio tra Siracusa e Catania. Spero di aver riportato alla memoria un po' di cose a tutti quelli che, come me, facevano la strada tra Siracusa e Catania più di 10 anni fa. Voi avete un percorso che vi ricorda magari l'infanzia, avete una strada che non fate da moltissimo tempo perché ormai l'avete sostituita con l'autostrada? Io questa strada non la facevo da 10 anni, non la facevo sin dal 2007. Quindi immaginatevi. Ma sono curioso di sentire voi, come sempre parliamone nei commenti qua sotto, oppure su Twitter con l'hashtag DDVOTR. Io sono Grizzly, vi ringrazio per avermi seguito in questa passeggiata per Operazione Nostalgia, e noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!